Buongiorno, oggi vlog riposante. Non è il caso di lavorare pure la domenica, perché niente safa, proprio hashtag niente safa. Quindi siccome lo devo verniciare domani mattina il camper, oggi se ne andiamo al mare. Andiamo a prendere i cagnetti, chiamali cagnetti, due bestioni, uno di 60 kg, uno di 40, vabbè. E se ne andiamo in zona mare, se ne andiamo, Villa Piana, Trebisacce, Sibari, dove volevamo andare? No. Villa Piana. La Villa Piana lo dice lei, non bisogna vedere là, quelli sono cani che la gente come vede si mette spavento. Siccome io voglio liberare sulla spiaggia, devo andare in una zona in cui non c'è nessuno. Ma vediamo. Lui è Zeus. Zea, papà. Oh, mamma. Hai visto quanto è bello Zeus? Asia invece si è affacciata al... si è affacciata alla finestra dietro. Vai dietro, Zeus! Ai mamma, ho tolto la rete dietro perché non li portavo più da parecchio tempo con me. E ho usato la macchina per caricare varie attrezzature, quindi ho tolto la rete. E mo oggi, in via del tutto eccezionale, li ho fatti entrare sul sedile di dietro, da punto a voi. Va lavata tutta la macchina. Minchia, ho fatto talmente tanta strada che sono arrivato ai Caraibi. Porca miseria, quanta nafta ho consumato. Te, Zè! Vai! Vai, Asia! Una bella sciacquata con l'acqua di mare, sempre buona per i cani. Scendiamo pure noi, stando attenti a non cascare. Una che montagnetta, una che montagna. Zeus, sei pronto? Ehi, vai! C'è niente di meglio di un bel bagnetto dopo l'inverno. I cagnolini sono pieni di terra perché comunque stanno nel giardino. Farsi il bagno al mare è un tocca sana. Poi guardate qua, basta scegliere la spiaggia dove non c'è assolutamente nessuno, una cannetta secca, guardate. Zeus, sei pronto? Vai!
su una lingua di cemento appena appena più larga del drone. Eh? Mica amico amico bau bau. Comunque oggi abbiamo provato questo kit di filtri ND e polarizzatori, che a differenza di quelli che avevo prima, questi filtri non vanno avvitati sulla lente originale, cioè sul bocchettone della lente originale, ma vanno solo applicati, nel senso che hanno dei gommini dentro e vanno messi a pressione sull'obiettivo originale. Meglio? Peggio? Non lo so. Però quello svita l'anellino protettivo, perché chi ha l'Air sa che l'obiettivo dell'Air ha un anello protettivo, no? La filettatura è nascosta, quindi svita, possiamo andare a perderlo, quell'anellino. Con questo tipo di filtri noi andiamo a salvaguardare almeno quello. Sì. Quando non si ha un cavalletto si usa lo zaino. A proposito di zaino, ho comprato uno zaino di quelli cosiddetti antifurto. Diciamo che c'ha la chiusura lampo al contrario, cioè bisogna toglierselo dalle spalle per poter aprire la chiusura lampo. Tra l'altro all'interno potete alloggiare benissimo un tablet e un computer, io ci metto il mio MacBook, e in più ha la tasca con un power bank e il cavo che si attacca praticamente al lato dello zaino, c'è una presa USB. Voi attaccate il vostro USB e ricaricate il cellulare, ricaricate quello che dovete ricaricare. Che ne so che dovete ricaricare. Questa è decisamente una delle zone più odiose di Villa Piana, cioè la parte fatta di pietre. Madonna, mi stanco a camminare sulle pietre perché sono instabili. E quando cammini su un qualcosa di instabile fai 10 volte la stessa fatica. Tutto pietre, solo pietre, maledette pietre, con un dislivello di 2 metri per andare al mare. Intanto mia moglie si era persa il guinzaglio, sono dovuto andare a riprendere. Tacchete! Geloso, arriva lui, lo chiamo Asso.